È stato presentato a Bergamo nella mattinata di mercoledì il Piano del Colore, un progetto che si propone come strumento per rileggere e armonizzare gli edifici storici di Città Alta, in linea con le esperienze più qualificanti del colore a livello nazionale. L'assessore all'edilizia privata e politiche della Casa del Comune di Bergamo, Tommaso Daloia, ci ha confermato che questo rappresenta un ulteriore passo per Bergamo anche verso la candidatura Capitale Europea della Cultura per il 2019, tanto che si sta già definendo un piano del colore di Bergamo Bassa e dei suoi borghi storici, che sarà presentato ufficialmente nel 2014. Per i cittadini questo piano non avrà nessun costo, in quanto sarà finanziato interamente dallo sponsor Sikkens, che insieme ad AkzoNobel è già stato protagonista di importanti piani del colore di diverse città italiane, quali Torino, Portofino, Roma e Firenze. A questo proposito Armando Fagotto, coordinatore nazionale dei rapporti con la committenza, ci ha spiegato che anche a Bergamo la ricomposizione del percorso cromatico verrà portata avanti basandosi sugli archivi storici, con accurate analisi stratigrafiche e attente osservazioni che permetteranno di individuare le tinte di materiali originariamente utilizzati, al fine di riscoprire e dare valore ai colori originali degli edifici di Città Alta. L'obiettivo è quello di ravvivare il fascino di un patrimonio fondamentale per Bergamo, da tirare a lucido come si suol dire, per presentarsi nelle migliori condizioni possibili a un appuntamento fondamentale per il futuro prossimo della nostra città, quale è appunto quello della candidatura Capitale Europea per il 2019.